Benevento, so. Poi siamo qui sul Parco Naturale Ormattea, qui in Goli, a legare del suo libro Roma Colonia Sarda di Bertolo Porcheddu. Bertolo è un linguista, un studioso della lingua sarda e ha scritto già i vari libri sui studi della parola, torna fin dai secoli e presenta questa cosa in una maniera nuova, innovativa. Ho spostato l'umenare qualche libro, uno sopra su vaso di Dueno, la grammatica della lingua sarda comune. Tutte le strade portano a Tibula, chi è la ricostruzione dell'itinerario Antonino, ossia la strada romana in Sardegna. Invece, questo libro, Roma Colonia Sarda, è unico in suo genere suo. Bertolo ha fatto un travallo di circa da esa nascita della lingua sarda. E questo cambia la storia come te la conosciamo noi, sì, completamente. E come te non l'hanno sempre contatta. Quindi in pratica potremmo narrare che non ischimo nulla della storia nostra, è stato di tornare a imparare. Per poter comprendere sul libro, creiamo innanzi di tutto i test della linguistica, Bertolo. Come te nascite una lingua? Intanto, vi saluto. È un piacere essere in oggi in questo luogo che è stato scolpito da sa natura, pare che è fatto dai somine, di canto è bello, però somine non resisti a fare cose bella come te la fa questa natura. Pertanto siamo in questo parco naturale, Ormattea Rapid, che è della famiglia tua, siamo stranzati in oggi e torniamo grazie a sorre tua che è sa guida in oggi a Maria Luisa e finza a suo familiare tuo che non sono accompagnati in oggi in questo bello parco. E leo l'occasione finza da pronarre e procumbidare altre aziende che chiede bene in oggi, che avete aperto a tutto e fagidese bidere sa bellezza naturale del suo luogo vostro finza a chi è che chiede bene. Tornando a sa linguistica come te sono le tue, è importante meta che Deo in si studio che ha fatto pro si storia della Sardegna ha imparato che pro comprendere bene si storia sarda antica tocca a imparare bene cosa che è sa mitologia. A noi si o leggendo sa mitologia non pare di leggere par historias. Questa è la maniera de sos antigos de contare sa storia. Sos antigos, sos scrittores grecos e latinos contaiano sa storia plus o manco in questa maniera. Tutto quanto fiat allegato a su chilu. Pertanto noi si resessimus a comprendere sa mitologia antica si amo su una base di astronomia. Incanto in santichitate proischire a bere uno in due sagattaia di terra deppia da baidare su chelu, che non baia da satellites. Prodanto sa posizione di un individuo, sa mappatura di un territorio, ma non finza sa canto sa Sardegna si poteva dare solo con sa conoscenza di su chelu. Abbaidendo su sole e sa luna e sua stella si può descrivere esattamente finza sa comente fiata formata sa Sardegna. Conoscendo da voi sa mitologia, sicuramente sa stella e su chelu sono stata sa numenata, sa capite ogni stella è da su numene su, da voi questo numene sono diventato finzamente a personaggio mitologico, trasformatosi in homines o in deos. Bisogna conoscere la lingua sarda. Sono resistito a comprendere più di altre aziende che non conosciano la lingua sarda e che rappresentano questa divinità in suo gelo. Per questo è importante la linguistica sarda. Anche questa circa ha scircato ovviamente la fonte, proprio alluminato tu e autore antico, greco, latino. Sono importante la fonte che non dà proprio la sabidea di come è via da si storia in antichità. La fonte è più facile alla sagattare, che noi abbiamo la possibilità con la tecnologia di andare a circare questo che non fate bisogno in questo momento, in questo momento della circa. In antichità, o finza sa pago sanno sa come, questo triballo non si poteva fare. Che uno ti piace andare a si leggere sul libero, in sus archivios, in sus biblioteca. E andare a ti leggere tutta canta sa mitologia greca e latina, che rennare a vivere
duos a vita, che bichere de proprio questo tempo, su tempo su meta. Invece oese si può fare una kirka, naramo su mirata, e individuare cosu chi a ti e ti interessa da pro cosu chi se se kirkende. Provanto la tecnologia è una cosa importante a meta, e chi non giugede a scoprire le cose che sono non hanno potuto fare, che avete noi hanno tutta canta questa informazione atta di mano come teniamo noi. Quando sono sardo, sul popolo sardo, sono antico, hanno iniziato a dare su nome a questa cosa, prima hanno pompiato su chelo e poi hanno dato su armatessi nome se peri a Sollocco e a sa gente. Come teste questa storia? È una cosa bellissima. Proite noi siamo in Sardegna, Logos Meda, che hanno numenese di Sukelu, o numenese di questa costellazione, di questa sistella, di questa natura. Posso fare un esempio, questo dei Irgoli. Sircone, in antichità, fiata questa costellazione che io narramo su Dessariette, che avete su Ircone, fiata proprio su Capo Diano, su punto equinoziale, saliete su 21 de marzo, in sequinozio de primavera, ancora oe, lo chiamiamo su punto gamma o punto d'Ariete. Mancare non siamo su Prusu in sa costellazione de Sariette, ma siamo su tra sa costellazione de Sospisces e de Sacquario. Però, pro tradizione, noi si manteniamo ancora questa peraula del punto d'Ariete. Noi no che siamo a Curzu, a un rio che è su Chedrinu, che è uno dei suoi rio principali della Sardegna. In più siamo su tutta una serie di stanesi che sono tutti legati su uno assaccio, si narra da baronia. Baronia che deriva dai bares, da questa imbarcazione lacustre o fluviale. Bares da voi, che è iniziale, che è da porta, ben fatta vora, prova a feresi, che è narrata in linguistica, diventa d'ares. E questa parola ares, sos greco, so l'han leada pro cramare a Marte. Sos sardo, sos antico, hanno usato la conoscenza di succhello fino a così creare una religione in soro. Su 21 de marzo, sa die de sequinozio de Berano, sul sole illumina sa terra nostra con ora sa de lughe parisi ai gustasa de si scuro. In questo momento si vesta iada innantisi sa vasca, come te si vesta como. Prodanto tremizza anno scomo, so sardo bidia nel su chelo sa costellazione de su ore in questa tie die particolare e le scolpia nel sa domus de Ianas. Chi bidia nel su chelo? E innantisi associaiana su buddu a su sole chi in cusa die de marzo, de su 21 di marzo, interseca iada in su punto gamma. Pertanto noi abbiamo su questo duos elementos chi fa chiena sa basca. Una istedda importante dessa costellazione de su boe, chi si nia da proprio sogru de su boe, si narra in arabo Aldebaran. In sardo si narra da cocco. In Sardegna abbiamo mantese ancora sa tradizione de vagare su vane coccui o su vane coccone, proprio sa die de Pasca. E amo su mantesu, vinza sa tutto questo numenes, ligato a sa tradizione pasquale. Tutto questa sa cosa, sa, sono stata sa tarde un popolo che vive in Sardegna. E in Sardegna che è da me da popolo, so. In questa zona, ad esempio, che viene so, numenato so, dai Tolomeo, sono Lucheres, rappresentano sa Lucche de sa Luna, chi oe noi si festiamo su Treighi ed è su mese di Natale. In capitanese questo mese viene chiamato ancora oe mese di Idas. Su Lucuidu, cioè sul territorio dei Noghe dessa baronia, sa che da voi ha dato su nome di Vinza Santa Lucia. Su Lucuidu vidi su Busco de Lucche Lunare, fudi su Busco Sacro. Ateros Populos sono tutto citato dai Tolomeo, dai Ateros Autores, in plus latinos. Uno di questo Populos, ad esempio, viene Sosilienses, uno dei suoi più conosciuti, chi torna in su tempus a un'altra popolazione che si narra Mattesilienses, ma chi non fiata in Sardegna, ma che viene in Anatolia, in attuale Turchia, e che viene da voi, Sostroianos, che si narrano i Lienses. Ma in questa zona del sul Mediterraneo, noi siamo sul Mattesi toponimo, so, chi viene in Oche. In Anatolia antica, bivudi Salucchia, come te chi viene in Oche, Salucchia e Salusia, come te chi viene in Oche. Chi si uno da voi territorio, so uno attaccato a Satteru, all'Acana, uno con Satteru.
E questo territorio so, è una vizza cittade che si narra una Sardes. E tesunto tutto questo territorio, so, che non viviano solo in Anatolia, ma viviano in Grecia, viviano in Nord Africa, che hanno numene e sardo, so, da un luogo a Satteru, de so scolone sardo, so, che già da antichità hanno colonizzato questo luogo. So. Noi in questa storia non la conosciamo. Questo toponimo so, sono iscritto so, in sardo. Ebbene, il numenato so, dai sos greco, so, che hanno una lingua del sudotto differente da nostra. Pertanto, questo è facile, fino a un certo punto, ovviamente, bisogna studiare sopra, è facile scrivere se un toponimo è greco o è sardo. Pertanto, noi esagattiamo, ad esempio, in Grecia, toponimo so, come Sarcadia, che è una delle regioni storiche più famose dell'antichità. Ecco, Sarcadia, da Saraichine sua, in Sarcu, e in Sarca, Sarca vuol dire barca, no? Questa sacra, che viene considerata sacra. Sos greco però, Sarca e Sarcu, lo numenano in altra maniera. Pertanto noi siamo sicuri che non sono stati sos greco a dare su numene a questo territorio. Ecco, quindi sos sardo non è un popolo stanziale che non si muovia da chi hanno accreso lo sonnuraga, no. Murettina. Ecco. Beh, noi se andiamo a vedere l'imbarcazione moderna di oe, sa parte dell'imbarcazione moderna, vediamo che hanno tutto San Benato Sardos. Su pirata, ad esempio, le ha su numene dei Sapira. Sapira vi di Saprua, no? Sa parte dei adenanti dell'imbarcazione, che ha dato su numene a Sospiras o a Sospira. Su Gavinzu, questo che besta a parte intro dell'imbarcazione, sta come su San Benato nostro, su numene nostro, Gavinzu o Bainzu, capite sa G e sa B, a incomincio di parola, si alternaiana a secondo del suo luogo. Sa parte mezzana dell'imbarcazione si era carena, come questa carena nostra del suo corpo. E dato su San Benato a Soscarros, a Soscarrus, che sono particolari se da poi di questa zona dei Noghe e di Oliena. Sa parte segue su Sinara Pupus, che rappresentava su ventre della nave, in cui puniano tutta la mercanzia. Sa barra su timone della nave si poteva andare barra a destra o barra a manca, come sa barra nostra, noi abbiamo su due barre, se due barre poteva andare sa nave. Sa parte del timone che valeva su tabba si era a pala, come un San Benato proprio della baronia di Noghe, de pala. Sa ancora che valeva da giosso si era a marra, come su San Benato marras. Sa punta del sancora si era a patta, come su San Benato patta. Sa arbore della nave si era a pinnone. Ancora oggi noi andiamo su due, tipo nel denanti mio, non ti ponza sa pinnone. Sa parte di punta del suo pinnone si rappinna, come su San Benato nostro. Sa vune che li gaia a sa bitta del suo porto si a chima, come sa cima, no? Sa colonnina del suo porto si bitta, che si mizza da subito di un buzzone. Sa parte da voi dessa vela, chi tocca a suento, noi tocca a suento, si narra mura, come su San Benato mura. Ma la cosa più importante è questa nave. La nave che è Sanae, cioè sul tronco dell'arbore dai nuovi veniva da costruire la prima imbarcazione che andava da sopra Sabba. Pertanto noi andiamo su l'imbarcazione moderna con suo numero e ancora tutto sardos. Questo popolo che si è spostato in tutto il Mediterraneo, i tesinariata e i testi stata la mannaria della storia sua. Tanto Baiada come te a Palazzina di Saro, ma è da popolo su in Sardegna. Però su brusi importante, questo che da voi ha dato su nome nella Sardegna sono so sardos. In natura bada una pietra donosa dell'antichità che si narraia da Sardonice, si narra in italiano Sardonice. Però conoscendo la linguistica ischimus che cusa y di Nice si leggia da non come una i, ma come una u. E la sillaba finale c'è, si legge come una velare, che quindi diventa da sardo nucche, cioè sa nucche sarda. E si narrea nucche sarda che via rugia, come poteva essere su mantello rugio del suo comandante. Ancora oggi noi siamo su una cittadina che si narra Sardara. Se voi si avete notato, quando passate con la macchina adenanti di Sardara, in Sacchento 31, vi dite se chieste. Fondata in un terreno ruio, che ha testa alto contenuto di porfido e quindi di ramine. Per questo la Sardegna viene considerata fin sa terra del suo ramine. Arriviamo a sa tesi del suo libro, che dà il sottotitolo Roma, colonia sarda. Come è possibile che il sardo sia arrivato a Roma?
Questa è una bella cosa, che abbiamo subortulato tutta quanta questa storia, non è uno naramo su un ufficio te pago conto. Sì, questo è ufficiale, non attacchi, sono son romano, so chi hanno tutto in Sardegna. Ma sono romano, sono nascito sul primo millennio, in antesi di Cristo, pertanto noi non potevamo essere nascito in suo stesso periodo, che noi siamo su una storia meta più antica. Andiamo a sapere se Domus de Janas, andiamo a sapere so settemizza nuraghese censidos, andiamo a sapere so sputo sacro, so sa tumba de sos gigantes, tutto sa satra sa costruzione megalitica sa chi posta sa tutto un pare, ana su matessi vesu de canto bindata in tutto canto sul Mediterraneo posto un pare. Pertanto noi si non dobbiamo supponere innanzi di tutto questa pregunta, ma un popolo che ha da costruito tutto questo monumento so antico, so, può dare esportato vizza sa cultura in tutto il Mediterraneo? Ecco, questa è la pregunta che noi dobbiamo rispondere. La risposta è noi siamo esportato sa cultura, però costruire un monumento come un uracche tocca a dare un'organizzazione sociale. Chi è pagato sa tassa, chi fu di carpentiere, chi è geometra, chi è architetto, cioè vai ad un'organizzazione sviluppata. Tocca a dare davvero una struttura meta complessa per poter fraicare questo monumento dell'antichità. Quando tu hai un'organizzazione che hai, potresti eventualmente costruire la nave. Se in sabronzistica nuragica abbiamo su de chinas e centinaia di navicella nuragica, che fu un emblema di questa che da poi via dalla marineria nostra. E durante gli studi che ho fatto, che ho pubblicato eventualmente da recente, ha poi indittato la 40 stazione di sosta dell'itinerario Antonino. Ecco, questo itinerario passava da prosso prosso in sa città de mare. Ogni istanese, ogni stagno, aveva un porto a parte intro. E noi viviamo sa nave. E però andare in mare toccava di conoscere bene l'astronomia. Pertanto noi siamo un concetto di società, di marineria e di astronomia. Di conseguenza, noi siamo colonizzati in questa maniera quasi tutto sul Mediterraneo. E ha pagato, ad esempio, la città di Sardas in sud delta del Nilo. E noi siamo, ad esempio, Selmo e pinnato con sa sprumas in un questo che viene narrato, un disco di Festo, che è stato cattato in Creta, un disco di argilla, di argilla. E noi abbiamo proprio su guerrieri di Sardo con Selmo piumato e risale da 1700 anni in antesi di Cristo. Quindi noi navigiamo in sul Mediterraneo da migliaia di anni. Ecco, mentre in Grecia poi viene in Egitto tornano sul Numenes. Tornano sul Numenes. In sul delta del Nilo, ad esempio, Erodoto narra da chi bisogna sa cittades e la sindita su città di Sardas. E pertanto, dal momento che sono in sul delta, sono egiziano, non ve la fa che ne abbessi a mare. Infatti, io sono egiziano, a Napoli una cultura bellissima, manna meta, ma io non hanno mai toccato su mare. Cavuti su mare, viviamo in noi, che lo controlla Imisi. E tornando a Roma, a rispondere a questa pregunta tua, beh, noi in questa zona proprio amo su smattessi parallelo di Ostia, di entrata proprio del Sud-Evere, può chepicare a Roma. Su Tevere è un fiume navigabile, inizialmente a Roma. Pertanto, se sono sardo, sono andato, se hanno piegato su un ilo, però mezza di chilometro, andare a Roma da Inoche via di un brinco. Faghiamo primo da Inoche andare a Roma, che no andare a Casteggio. La città di Roma è stata colonizzata, plus di tutto, dagli abitanti di questa zona. E questo è facile finza a scoprire che la limba favedata in oghe in sa baronias è precisa sul latino. In suo senso che ha manteso particolarità, come la consonante surdas, T e C, ad esempio locu, focu, che noi siamo sonorizzati in logo d'oro. Eravamo sul locu, focu, andatu, che noi siamo sonorizzati in andatu. In altro slogan, addirittura hanno fatto fora pro sincope andau, e quindi hanno fatto fora vinta questa consonante. E noi si teniamo su conto di questa particolarità e si resistiamo finza da comprendere come è via da Salima in antichità. E te che narra questa parola Roma?
Saperau la Roma est tanto noi dobbiamo scrivere che sa o est sempre l'apertura di una U. Quanto Roma est sudruncamento della saperacula romana. Se sa romana est una vunte, una fontana o una bena, una sorgente de abbagasata. In antichità de abbagasata fia considerata miracolosa dai tutto, pro finza sa prosagura de sos runzones. Ed a Roma accudiana dai dottucanto su Lazio pro andare alle aree custabba. Non solo a Roma, che avute altre fontes che si narrano sempre romana, vi vuole ad esempio in Monte Sacro, a Curzo, a Roma. In Sardegna, che viene su Mattessi, sa fontes de Abbagasada, in romana, proprio in romana. E ancora oe andano a romana dai quasi tutta la Sardegna pro le aree custabba, che è particolare. Una romana importante meta in Sardegna è questa di Santa Lucia. In territorio di Bonorfa o in territorio di Bonorfa e noi abbiamo la domus di Iana, la più importante di tutta canta di Sardegna, la domo di suo capo, la domus di suo capo. Questa domus non è stata fraicata pro caso, è stata posta in cui e caputi in cui vivo di Savunte di Abbagasada di Santa Lucia. Roma è stata fraicata in un luogo particolare? Mo, è stata fraicata in tre cucuros. Quando Deo so bene dai noghe, mamma tua mi ha fatto vedere sono tre cucuros. Ah, ecco, sono tre stedas di sa quintorza di Orione. Orune, ad esempio, è fraicata in tre cucuros. È per questo che si narra di Orune, di Orione. Orione via da una divinità che ha venuto rappresentato come un archeri, l'arciere celeste, Orione. Che ha da voi un'istella particolare, l'unica istella rugia di tutto quanto sull'universo celeste che teneva di Sapala. Però questo suo comandante militare si è andato su Mantello Ruiu, proprio per imitare questa istella. Però è da Sacchintorza di Orione, che veniva da considerata come te protettiva, come te una protezione, un amparo di Sacarena. E Roma nasce in questo tre cucuros. Ogni singola istella si narra da Pula. Noi siamo su esempio della città di Pula, in su meridione della Sardegna. La Pula è la pazza di Sutrico, quando due limbolas, che va che se sa triula, sa triulata, sa bentulata, vide la pazza che si sparga in saera. Roma nasce come una tripula. Da esa tripula nasce la tribù. E siamo su sa tre tribù originarie di Roma. Qual è il suono, il suo più importante di Roma? Può tornare al suo collegamento chi so sardo? In uno di questi tre cucuros di Roma si narra da Gremano, Germano o Germano. E noi esistiamo su chi so Gremano, Germano, Germano. E stevinsamente Sabadurzo, Sacquedotto, De Vonni, che è uno dei suoi più importanti, se questo che è arrivato fino a Sadie Nostras. E Roma è da uno di questi cucuros che si narra da Samattesima Nera, è proprio capite in cui è vivuto Sacquedotto antico di Roma. Questo è un usigno che è preciso a suo nostro. Sattero cucuro di Roma si narra da Velia, capite bizzaiana in cui viviana so soldato so chi bizzaiana chi teniana si teniana ischidato sa de notte pro controllare sa città di antica su cucuru de meso su più importante si a palattino come te su palatto nostro in sostere cucuroso de patria uno de gusto tre cucuroso si narra proprio su palatto e sono tre cucuroso preciso ai gustos de Roma. Come è organizzata la società romana? Fiat organizzata in questo che noi ne avevamo su da esistoria, patrizios e plebeos. Sos patrizios veni dai patri, dai su patru. Su patru fu di su luogo in cui si veniva su bestiamine. Tutto su abbida in Sardegna erano su patru. So chi tenia conto di su bestiamine, a parte intro di ogni bida, e in questo caso della sanzietà di Roma, fiana sos padrazos. Questo che noi si agattiamo ancora in su Medioevo, in Sardegna, e si agatta di Luco. Dai sos padros, dai sos padraggio, nascene sos patrizios. Sos plebeos, invece, torniamo su a sa regione che abbiamo fatto in Sara, de Sapula. In linguistica, questa L che veniva da numenata consonante liquida si muovia da parte intro de peracola. Pertanto, sos plebeo non su un altro che pule beios. Su beiu este su babauzzo, si insetto, narramo su. Un insetto lugentes, insetto so de sabule, de sa cittade. So plebeos veniva considerato sa samattesima nera de babauzzo, so comandantes militares, e aiana
un strumento particolare che noi agattiamo in su periodo nuragico, che in suo sbronzetto sono ben rappresentato e sono esposto in suo museo archeologico della Sardegna. Chi via da Sugurru? Sugurru fu di Sugarru de guerra de antichità. Dai Sugurru nasce la curatoria, che da poi non è stata una curatoria. E ogni comandante de Sugurru aveva da su controllo di un determinato territorio. E Sugurru è stata sempre un'ascendenza celeste, che si rifaga alla costellazione del carro minore, che via dalla costellazione di Sugurru, che aveva un carro di guerra. Il suo rappresentante poi di questa bida, di questa città, di questo villaggio, si era a Maggiore. Si era a Maggiore, che aveva lei da suo numero, da esistenza plusmanna, del suo gruppo, della spleia, in questa costellazione di Suboe. Questa esistenza fu importante, comparivano in Chelu proprio sul mese di maggio, quando incominciò la navigazione. Noi siamo dati sul mese di maggio, su stessi numeri. Tanto sì, in Roma allega in una lingua quasi uguale alla nostra, come è possibile che poi su sardo sia nascito su latino, basta qualche problema. Quando Deo ha provato gli studi sopra la lingua, ha fatto si scoperta proprio che non è su sardo a derivare sul latino, ma è simbesse. Ma è successo da voi, ma ha proposto suffizionamente la precunta. Romano, a un certo punto della storia soro, conquistano su meridione dell'Italia. In questo luogo viveva la Samagna Grecia, cioè viveva la colonia greca, non si fa idea greco, che viene stata conquistata dai greci in su 7 e 8 secolo innanzi di Cristo. Sono greci hanno una cultura superiore a quella romana, che in suo frattempo, quando noi siamo perduti sul controllo del suo Mediterraneo, siamo decaduti fin dal suo punto di vista culturale. Sono romano, sono un guerradore. Conquistano questo territorio del suo meridione dell'Italia con l'ordine di non bocchire sul letterato greco, che avviene utile in Roma a imparare sul greco a sospizio della persona ricca della capitale. E una dei gusti letterati sostenere a Livio Andronico. Ed è passata la storia, che ha citato dai Tito Livio, narra da chi ha creato la prima opera teatrale in lingua latina che è un aro comune, cioè ha fatto una coine. Sono romano, viene ammaggiato dai letteratura greca, dai paristoria, dai sconto greco. Quando conquistano su meridione dell'Italia, pensano a defacere la stessa cosa che ha fatto qualche secolo innanzi Alessandro Magno, che gli ha fatto la prima coine linguistica della storia. Alessandro Magno conquista tutta canta la Grecia e narra bene. Finza sa oe noi abbiamo su faidato, sa attico, sa seolico, sa tralimba, dai gomi innanzi, sa da faidare una limba istattuale e sa da iscrivere solo con questa limba, che viene denominata greco-alessandrino. Pone d'un pare tutto suo dialetto greco e fa una lingua artificiale. Sono romano che era in fa che sa mattessi cosa. Una volta che conquistano su meridione nel bivianso greco, pone un pare su sardo con su greco. Che iso de piena tradurre il latino tutto libero greco. Pone in saraighina sarda de sonnumenes, pone su morfema nominale greco. L'ufagene che in questo morfema nominale noi si segniamo su genere e su numero, cioè maschile, femminile, singolare e plurale. Sos greco so bivono inizialmente a su caso, che pone un pare a su genere e a su numero, finza a questo qui noi si impreamo in sa frase commente articolo e preposizione. Prodante in un dittongo, ad esempio rosa, in questa A è finale, beste, su genere, su numero, sa articolo e sa preposizione. Però i te succediti. Sì, Alessandro Magno ha posto un pare sul dialetto greco, che fu intellegibile, si comprendeva, non con un satiro. Sul romano pone un pare due limba, adesso tutto differente. Cautesa noi siamo in una struttura sintattica che funziona pro articolo e preposizione, non funziona pro caso. Pro podere comprendere questa limba, pro la podere studiare, pro la podere fai dare, bisogna avere un grado di istruzione elevato, meda elevato. E potremmo immaginare se il suo popolo poteva resistere a comprendere questa lingua. Ecco, da questo momento, dai su 240 innanzi di Cristo, che Livio Andronico presenta da questa lingua artificiale costruita a tavolino,
fini di su sardo come te lingua ufficiale in Roma. E te va prima. Sono romano sono fatto fuori a tutto questo che vivo di Nante, in spari di tutto canto. E a Barrana e via tre documenti importanti. Il vaso di Duino, ed è importante che vada tre frasi complete che non era a bere il descritto in questo vaso. È un vaso tripode con tre bocce. La voi beste il lapis satricanus, che è una pedra che è stata cattata su Mattesi scritta però in satrico, in Sulazio. E la voi sul lapis niger, una pedra che viene cattata proprio in su palattino de Roma. Ecco, questo sono le uniche iscrizioni dell'antichità che non hanno sos casos de sos grecos. In più, bisogna tutto affuntese. Ad esempio, Dionigi di Alicarnasso, un'arata in su primo secolo in antesi de Cristo, un'arata che su latino non è né del sudotto greco e né del sudotto barbaro. In su primo secolo a posto di Cristo, ad esempio, un marziale che scrivia da commedias è ben minettato dai sazente linara, sazente linara, no, tu non te pensi scrivere in latino, che sul latino non lo comprendi a nessuno. In suo secondo secolo, a posto di Cristo, Aulo Gelli, un altro scrittore, narra che in Roma sul latino non lo fai da nessuno. Su Ghinara Noe, sa limba romanza, sa come su sardo, sono una derivazione del suo latino, sono un'evoluzione del suo latino. Ecco, questo è un valso storico di proporzione titanica. Ecco, Brute, su sardo non deriva dal suo latino, ma è proprio simbes. Proprio l'impressione che dai, ti leggendo sul libro tuo, è che ha passato scropeccato un vaso di Pandora. È un studio che cambia tutta la storia sarda e la storia del suo Mediterraneo. È difficile accettare da esa gente. È meta difficile. Deo, su primo momento, in cui ha ponato questa cosa, che ha proposto in luce sa tesi mia, e sono stato deriso, accusato, mi danno nao di ogni colore. Ma devo però è a posto in conto tutto quanto, siccome non devo nulla niune, non so uno che ha da protettore in su università, però tanto non ti piace di mire a niune, a nemoso. Un'altra cosa che è difficile da scardinare è Salimba sarta, proite, cavite è composta da una vocale che si lica da una o due consonanti. Ed è come una catena, samattissi cosa, è una catena. A volte a noi di questa catena perdimos qualche aneddo, ma riuscimos a recuperare con un'altra variante sarda. Casi di lo perdo questo aneddo, l'ha gatto in un'altra variante. E pertanto può trovare una ricostruzione ipotetica della lingua antica. E la nostra è una lingua indistruttibile, che è stata barrata, che è precisa, pro millennios, non pro seculos, pro millennios. Qui sul latino è una lingua morta, che... È nascita morta, è nascita, la verità, è nascita morta, non è che è morta in questo tempo, no, è nascita proprio morta. È vero, non si hanno imparato sul contrario, però a conto sono malevato, si bidorra. Voi ringraziamo Ormetta, poi si rovetta su Anocca a ascoltare Bertolo. Speriamo che non torni a facere, ci devo scherzare. Grazie. Grazie a te e grazie a sos familiare tuo. È stata una bella esperienza, a bene rai noi in questo luogo che pare un paradiso terrestre. E speriamo di tornare. Grazie a tutti, voi che siete noi.